L come luce. Onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto. Detto di Dio, in quanto fonte di verità, che illumina il mondo. Dal greco leukos, brillante, bianco. In ogni religione e cultura, la luce è considerata un elemento di grande importanza. Molte sono le feste dedicate alla luce. Chanukah nella tradizione ebraica. Diwali nella tradizione induista. Ma anche il Natale cristiano può essere considerato come una festa della luce. Dio, luce, verità e vita sono strettamente associati, come si può vedere già in questo antico simbolo, nel quale la luce, Phos, si incrocia con la vita, Zoe. Il compito della luce è di illuminare. L'illuminazione divina viene invocata per mezzo della preghiera oppure attraverso una vita orientata alla rinuncia. Questo cammino è centrale, ad esempio, nel buddismo, dove sta a indicare il raggiungimento della piena comprensione della realtà. E nella Bibbia? La luce è il primo dono di Dio all'umanità, forse il più importante. E Dio disse: sia la luce, e la luce fu. La parola luce appare nella Bibbia quasi 200 volte. Ad esempio, l'evangelista Marco racconta che un giorno Gesù apparve ai discepoli avvolto in una luce sfolgorante. Egli fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplendé come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Tuttavia è Giovanni a dare maggiore importanza alla luce. Nel suo Vangelo riporta questa frase di Gesù: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Nel famoso Credo, elaborato dal Concilio di Nicea nel lontano 325, si legge così: credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, luce da luce, generato della stessa sostanza del Padre. Durante tutto il Medioevo, l'illuminazione interiore gioca un ruolo molto importante nella fede cristiana. La cattedrale gotica esprime perfettamente questa esigenza dello spirito, lasciando irrompere la luce dalle grandi vetrate colorate. È la metafora del bene che sconfigge le tenebre del peccato. Anche lo stemma della Chiesa Valdese, l'antica chiesa protestante italiana, riprende questa immagine. Lux lucet in tenebris. La luce è la parola di Dio, incarnata in Gesù Cristo. Perfino la regina Elisabetta, nel suo discorso di Natale, ha ripreso questa parola evangelica. That the world has had to confront moments of darkness this year. But the Gospel of John contains a verse of great hope. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. È proprio questa la speranza che anima la fede cristiana. Lo sa bene l'evangelista Giovanni, che parlando della venuta di Gesù inizia così il suo Vangelo. La luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.